Finalmente siamo riusciti a raggiungere un grosso obiettivo di aprire un vero ufficio turistico nel nostro comune, e questo davanti a tutto il territorio che ci circonda, anche ai paesi limitrofi. Difatti ci hanno dato anche una grossa mano anche loro. L'ufficio in estate sarà sempre aperto, poi avrà della riduzione di orario nei periodi più morti, e fino ad andare solo sabato e domenica, per poi andare di nuovo in periodi più affollati come Natale, a riessere sempre aperto. Per noi è stato importante cercare di portare a casa questo progetto con ATL, perché è veramente un veicolo forte per il turismo, lavorano molto bene, quindi era tanto che speravamo di riuscire ad arrivare a fare questa convenzione. Vero è che i costi non sono pochi e quindi insomma è stato un impegno importante di tutti. Siamo molto contenti perché in questo impegno qua è stato fondamentale il Consorzio Idrico di San Giacomo e l'Unione Montana Vallimore Galesi, perché e i comuni dell'Unione, che sono cinque: Monastero, Vasco, Torre, Mondovì, Pamparato, Montaldo e noi. È stato fortemente voluto da tutti i comuni dell'Unione, dai cinque comuni, assieme al comune di Roborent, che già aveva un piccolo ufficio, però non era gestito dall'ATL. E speriamo che con l'ATL ci sia la possibilità di portare gente, portare turismo, non solo il turismo della neve ma anche l'outdoor. Questo è un territorio magnifico, un territorio dove c'è la montagna, c'è anche la cultura, c'è anche quello che è l'enogastronomia, quindi io penso che in questa vallata ci sia tutto, e io mi sono reso disponibile. A questo punto oggi è veramente una grande vittoria, ce l'abbiamo fatta ad aprire questo ufficio turistico, grazie anche ai miei colleghi del CDA, al direttore, al presidente, e abbiamo fatto un ottimo risultato tutti assieme. Il sistema turistico integrato degli uffici turistici che la Tiene del Cuneese ha messo in atto, grazie a un rapporto felice di collaborazione virtuosa con le amministrazioni locali, con le unioni montane e con i comuni, si posiziona al secondo posto in Italia come rete di accoglienza turistica, ma non sono uffici che danno solo informazioni. Come dicevo, un sistema che dialoga con gli imprenditori turistici, con le proloco, con le amministrazioni, per costruire un prodotto turistico che viene veicolato sui mercati, direttamente dagli uffici e tramite la sede centrale che lavora da Cuneo. Su questo sistema di lavoro puntiamo per incrementare i risultati straordinari dell'estate 2017 e dell'inverno che abbiamo chiuso pochi mesi fa. E siamo sicuri che chiuderemo anche l'annata 2018 con sorriso. Oggi, grazie a quanto gli amministratori locali credono in noi, riusciamo ad inaugurare l'11° punto informazione del territorio cuneese, un risultato storico che ci colloca al secondo posto in Italia dopo la provincia di Trento, che è una provincia autonoma e ne gestisce direttamente 14, l'ATL del Cuneese ne gestisce direttamente 11. Ci auguriamo di poter continuare a crescere, perché in un momento così importante per il turismo, che sta crescendo di anno in anno con percentuali sempre importanti, poter avere fare un lavoro coordinato sull'intero territorio sicuramente è un segno di fiducia nei confronti di un settore che può darci grandi, grandi prospettive.